Credo che si debba lavorare anche su quelle che sono le forme nuove di professionisti. Perché tu, Elena, hai fatto sì che si possa coniugare sensibilità e professionalità, il tutto sotto l'etica poi della formazione continua. La formazione continua ha la necessità anche di mettere in campo delle figure professionali che vengono poi istituzionalmente riconosciute. Si è parlato del caregiver, ho pronta, e io ritengo che prima di presentarla ti chiedo anche un confronto nei prossimi giorni, perché ho pronta una proposta di legge, perché è vero che ci sono delle leggi dal punto di vista poi dei governi nazionali che fanno i decreti legge, ma anche le regioni, così come ha fatto l'Emilia Romagna, per esempio, hanno già legiferato per quanto riguarda gli assistenti, per esempio, domiciliari. Assistenti domiciliari, io ho pronto una legge in tal senso, vediamo se riusciamo anche a completarla con i teci terapeuti, che è una cosa diversa dal caregiver, perché il caregiver è più familiare, mentre questa è una nuova figura professionale che probabilmente i dati drammatici che ho detto prima e che voi avete detto meglio di me ci impongono anche dal punto di vista legislativo uno sguardo rivolto verso queste nuove figure professionali. Io concludo perché per venire un po' alla fine rischierei di ripetere cose già dette, ma ritengo anche che ci sia la necessità di quel confronto che anche Angelo Robb ha detto con il terzo settore, dove anche lì io vorrei che non ci fosse una strumentalizzazione di una voce del terzo settore, perché mi sono accorto che nel terzo settore, nel forum, ci sono più voce e poi sulla stampa ne appare una che parla a nome di tutti, così purtroppo dalla mia esperienza sul territorio mi sono accorto che non è pertanto io dico che raramente sono uscito sulla riforma del welfare sulla stampa, ho sempre battagliato anche in modo duro come ha detto lei con l'assessore, con i dirigenti in commissione, mi auguro di arrivare presto anche in consiglio regionale, ma io credo che se dovessimo guardare anche tutta la rassegna stampa vedremo una riforma che appartiene a quella parte o a quell'altra parte di associazione o a quell'altra parte del forum. No, ce ne andiamo con una consapevolezza. Se siete stati bravi, voi siete stati bravi, se noi siamo stati bravi ad ascoltare, da oggi, su questo tema, insieme, per fare meno peggio di quello che abbiamo fatto fino adesso.